Va bene così? Forse è troppo forte. Allora, buongiorno a tutti e grazie insomma di essere presenti qui sabato mattina, forse in un orario ancora troppo giovane per forse ascoltare cose di filosofia, ma proveremo in realtà, raccontandovi questo libro che presentiamo oggi, a ragionare insieme non soltanto di filosofia ma soprattutto di sport. Ho il piacere infatti quest'oggi di presentare qui a Napoli assieme ad Anna Trieste il libro di Maurice Gaspari, che è qui alla mia sinistra e che si intitola Il potere della vittoria, dagli agoni omerici agli sport globali, edito dalla Salerno Editrice, che è la casa editrice per la quale sono l'editor responsabile della programmazione culturale e che quindi, diciamo così, è sostanzialmente il responsabile di questa scommessa che con Maurice abbiamo immaginato in realtà in un'occasione simile a questa. Ci trovavamo a parlare in pubblico insieme di sport e filosofia, provando a trovare le connessioni, i legami che in qualche modo legano queste due dimensioni apparentemente distanti e che di rado sono accostate, quando non addirittura sono considerate espressioni di mondi, quelli della cultura alta e della cultura bassa, che non dovrebbero o non si toccano affatto. In realtà da ben più che i 2 o 3 anni che ha avuto di gestazione questo libro, io e Maurice ci intratteniamo, abbiamo avuto il piacere di condividere gli anni universitari attorno alle questioni sportive, essendo soprattutto degli appassionati di sport, degli appassionati di calcio, dei tifosi, ed è per questo che in realtà non abbiamo mai considerato questa dimensione esistenziale separata da quella dell'attività di studio e di pensiero, ed è dalle discussioni, diciamo, attorno a questi nuclei che in Maurice sono divenute una professione, un mestiere. Mi piace insomma ricordare che Maurice ha fatto di questo impegno del pensare lo sport la sua caratteristica, la sua cifra, la sua specializzazione, la sua professione. Infatti, lo voglio ricordare, è stato ed è nel direttivo della Federazione del Calcio Femminile Italiano, ha lavorato al CONI, si occupa di sport in un senso molto, molto, molto diverso da come solitamente la cronaca se ne occupa o coloro che se ne occupano a livello gestionale solitamente se ne occupano. Ama dire Maurice, e io, come dire, non per piaggeria posso confermarlo, e di essere un pensatore dello sport. Ed effettivamente questo libro, nelle nostre intenzioni, voleva tradurre questo peculiare impegno che Maurice profonde nello sport in una prova nella quale appunto potesse esprimere e dare visibilità, fondare questo rapporto apparentemente, diciamo, niente affatto scontato fra dimensione del pensiero. Dimensione del pensiero significa dimensione della letteratura, dimensione intellettuale e dimensione fisico-agonistica legata alla storia dei giochi e alla storia dello sport dalle origini fino ai nostri giorni. Ed è peraltro per questa ragione che abbiamo voluto coinvolgere in questa discussione, che non volevamo restasse troppo intima appunto tra due amici che si sono ritrovati a ragionare insieme prima che questo libro potesse trovare la luce e che Maurice appunto riuscisse a convogliare in una sintesi che io trovo magistrale le esperienze di studio e di pensiero e assieme le esperienze di sport che lui ha fatto in un unico libro. Abbiamo voluto coinvolgere, come dicevo, Anna Trieste, che conoscete già tutti sicuramente. Anna è una delle più note opinioniste, giornaliste, ma anche influencer, mi permetto di dire, volendo connotare questa espressione in maniera molto positiva, nel senso cioè di chi ha la capacità di avere peso sull'opinione pubblica attraverso la propria espressione nei social media. Non è dunque
come dire, una, non è niente affatto negativa questa connotazione, ritengo sia positiva, ma questa si affianca a un impegno che Anna profonde nel raccontare lo sport, nel raccontare soprattutto lo sport da un punto di vista particolare, che è il punto di vista di chi è napoletana e tifa Napoli ed è donna e si occupa di calcio e se ne occupa non semplicemente in quanto il proprio aspetto accompagna l'immagine sportiva, ma in quanto penetra l'immagine sportiva, il suo modo di concepirla e di pensarla e di raccontarla, restituendola attraverso una forma del tutto peculiare che penso di poter dire Anna ha in qualche modo inaugurato, però sia attraverso l'uso e la commistione di un registro, di due registri, diciamo così. C'è un registro alto, Anna ama utilizzare latinismi, e so che è appassionata peraltro di latino, e il registro più osceno, scurrile, volgare, il registro potremmo dire della Napoli VHS in qualche modo. Se vogliamo nobilitarlo, però come dire, ci tengo a sottolineare che Petroniano sarebbe elevato a una dimensione classica, mentre invece attinge Anna per questa espressività, attinge a una riserva linguistica, diciamo, presente nel gergo che soprattutto nell'ambito calcistico gli uomini ascrivono a se stessi, quasi dando per scontato che quel registro non possa essere attinto da una donna e dunque crea scandalo attraverso questa appropriazione, a dimostrare dunque, a rivendicare la capacità, la facoltà, la possibilità, la necessità che questi linguaggi in realtà non godano, non abbiano una identità di genere, diciamo così. E questo lo fa appunto raccontando di sport e dunque anche lei in qualche modo tenendo insieme questa doppia dimensione alta e bassa, perché a quella alta scrivo anche l'impegno che la profonda nella difesa, no? A tua difesa, cioè recita un famoso motto delle curve a proposito del Napoli, a difesa della città, della sua identità, della sua dignità rispetto a fenomeni di razzismo da cui purtroppo Napoli è investita. Ma e lo fa con grande ironia, con grande sagacia, con appunto l'appropriazione di quel linguaggio. E dunque Anna, ed è per questo che l'abbiamo voluta coinvolgere, non soltanto in quanto esperta di calcio, ha sicuramente visto molte più partite di calcio di quante ne abbia viste io, ha sicuramente un'esperienza dello stadio notevolissima, ma in quanto partecipa all'agone sportivo, all'agone calcistico, cioè è coinvolta in tutte le sue dimensioni dall'agone sportivo e dal modo in cui l'agone calcistico coinvolge l'intera città, l'identità della città e la sua contrapposizione rispetto allo spregio di cui talvolta è oggetto. E dunque, come dire, partecipa a questa lotta, direi così. Una lotta in cui è coinvolta poiché l'agone sportivo si estende dalla dimensione del campo alla dimensione degli spalti. E dagli spalti alla città e dalla città ai media, eccetera, eccetera. Un fenomeno e un evento che Morris si preoccupa in questo libro di indagare, ed è per questo che ho voluto coinvolgere anche lei in questa discussione, e che si occupa di indagare a partire appunto da questo mistero. Perché genera il tema della vittoria, la capacità di sopraffare, la possibilità di sopraffare l'altro, di essere riconosciuti per la propria forza e per la propria capacità di sopraffare l'altro nello sport, perché questo fatto che è la vittoria è così importante per la nostra civiltà. Da dove viene fuori questa faccenda? Da dove viene fuori, cioè, e che forme ha preso nella storia dell'Occidente questa faccenda che è l'agonismo, e che è una parola che inventa l'Occidente, espressione con la quale definiamo un atteggiamento nei confronti del gioco. Tutte le civiltà hanno giochi, ma l'Occidente assegna a un certo tipo di gioco,
questa tromba devo dire penetrante, quasi un corno che... quindi scusate, sì, diciamo evocativa, dicevo l'agonismo come fenomeno peculiare della civiltà occidentale viene dunque indagato nelle forme che esso assume. Per questo la prima parte di questo libro è una fenomenologia dello spirito agonistico. La domanda che si pone il libro è: attraversando la storia dello sport, non ne descrive, non ne traccia la vicenda ricostruendo fatti, ma ricostruendo la mentalità agonistica che si è accompagnata all'emergere dei principali, dei più salienti fatti che hanno determinato la forma dello sport contemporaneo. Se posso dire così, ti va bene? Sì, è stato preso da in questa, diciamo, genealogia che Morris traccia, la radice viene individuata appunto all'altezza dello stesso luogo, del medesimo luogo in cui sorge la nostra civiltà letteraria, che è appunto allo stesso tempo la nascita della nostra civiltà filosofica, ovvero sia all'altezza della scrittura dei poemi omerici. Ecco perché questo libro, forse in maniera un po' enigmatica, recita con un'ambizione che l'autore non tradisce: dagli agoni omerici agli sport globali, ovvero sia dagli agoni omerici la prima forma di manifestazione, di attestazione di una vicenda che possiamo assimilare allo sport così come oggi lo conosciamo e che appunto viene definita agone e omerico perché è presente all'interno delle scritture omerici. Se nelle scritture omeriche si tratta di giochi che vengono indetti per celebrare la morte di Patroclo nell'Iliade e che costituiscono la prima emersione di questo fenomeno peculiarissimo che è l'agonismo sportivo. Ma si presenta, ed è questo che è interessante, che Morris individua con un acume che diciamo non si incontra nelle altre storie dello sport, individua all'altezza chiaramente incomparabile per forme dei giochi già una quantità di elementi che persistono e che persisteranno nella storia dello sport e nella storia dell'agonismo. All'altezza cioè già dell'Iliade, quando cioè i primi atleti si confrontano. Morris si dedica poi appunto ad un esame quasi etimologico, a rintracciare dove emergono, dove le prime occasioni di riscontro di espressioni come atleta, ad esempio, e di espressioni come agone, lotta. E tutto questo lo porta appunto a descrivere quella che abbiamo chiamato una fenomenologia dell'agonismo sportivo, una fenomenologia dell'agonismo che a partire appunto dall'antica Grecia attraversa in realtà per intero la nostra civiltà e sembra accompagnarla e accompagnare le manifestazioni più alte della nostra civiltà, sicché è possibile osservare una sostanziale coincidenza e un parallelismo fra le più alte espressioni della nostra civiltà letteraria, religiosa, teologica, filosofica e lo sport. Lo sport così come viene concepito, così come viene vissuto, così come viene elaborato, così come talvolta, come ad esempio dopo il crollo dell'impero, così come viene escluso, espunto dalla nostra civiltà, obliato più che altro, più che cancellato, obliato, dimenticato, come se ne appropria un altro cristianesimo, un'altra civiltà che quella orientale, come riemerge in concomitanza, in coincidenza con il Rinascimento, quello che noi chiamiamo Rinascimento, che essendo il Rinascimento culturale, che essendo culturale anche il Rinascimento dei corpi, dell'attenzione verso i corpi, della loro forma, della necessità di dare loro esercizi che conducono l'uomo, il pensatore, l'intellettuale del Rinascimento, a riconsiderare l'opportunità e la necessità di praticare sport, dunque di pensare, perché questa pratica si accompagna al suo pensiero. Questa è l'idea di Morris. Non si capisce lo sport se lo si intende solo come una prassi. È una prassi piena di significato. Significato che gli viene dato dalla nostra civiltà attraverso le più alte forme di pensiero, che non escludono la dimensione bassa, volgare, dell'agone, della lotta, della violenza, ma che anzi la spiegano.
Ed è proprio su questo punto, e poi lascio la parola ad Anna e mi taccio, avendo già preso troppo tempo, spero di potermi coinvolgere anche in questa discussione, per cui, come dire, sarò contento se vorrete scambiare le vostre opinioni, le vostre idee con noi dopo qualche giro di domande e risposte. Ma è su questo punto, dicevo, che cedo la parola ad Anna, ovvero sia su questo nesso anche, no, fra dimensione della violenza che viene simbolizzata, no, dall'agone sportivo, e che dunque in qualche modo viene anche esorcizzata e tolta dalla società nella sua forma cruenta. Perché lo sport non è che cancella la violenza, lo sport assume la violenza, sussume la violenza. E questa violenza però perde nella dimensione dell'agone sportivo non già il suo carattere definito dalla volontà di sopraffare l'altro, di avere la meglio sul prossimo, in quanto il prossimo è percepito come nemico nella gara, nell'agone, nella lotta all'ultimo sangue, ma senza spargimento di sangue, cioè senza l'elemento cruento. E dunque, se accade questo, come immaginare, come non può lo sport, se perdesse anche questa dimensione, diventare solo intrattenimento? Una cosa che accade, Morris ci insegna, ce lo spiega nella seconda parte del libro, quando Morris, dopo questo straordinario attraversamento delle forme storiche, si dedica a pensare alla contemporaneità, a interrogarsi sulle forme dello sport, che sono molteplici, non ce n'è una. Non c'è un solo modo in cui lo sport si è trasmesso. Vi è un'enorme differenza nel modo in cui lo sport e quelli che lui chiama gli sport globali, gli sport che hanno assunto una dimensione planetaria, che coinvolgono l'intero globo. E tuttavia questi sport, per quanto abbiano una dimensione planetaria, questo è uno straordinario paradosso, mantengono una radice estremamente locale, nel senso che il modo in cui poi sono vissuti in America, ad esempio, o in Europa o in Asia, sono estremamente diversi, per quanto essi guardino e si rivolgano al mondo intero, il modo in cui sono concepiti nei loro paesi li rende estremamente diversi, eterogenei fra loro. E ad esempio, e appunto su questo Anna so che si è peraltro a proposito della Super League, non so se ricordate quando un anno e mezzo fa più o meno i maggiori esponenti, leader, insomma i proprietari dei maggiori club europei provarono questa secessione dalle leghe nazionali allo scopo di costruire e di costituire una superlega sovranazionale a scimmiottamento in qualche modo del modello senza retrocessioni e dunque fondato soltanto sul blasone, diciamo così, sul blasone, a modello appunto delle franchigie statunitensi. E ci fu una rivolta che mossa chiaramente, agitata dagli interessi nazionali, ma che coinvolse larga parte del pubblico e dunque dei tifosi europei, che non concepiscono e non riescono ad ammettere chiaramente questo modello che si cercò di importare, a dire appunto dell'eterogeneità delle forme che lo sport assume e del fatto che qui in Europa, più legata forse a quella radice originaria, legata all'agonismo già omerico, vi è una relazione essenziale con la dimensione della violenza e dell'identità territoriale, che costituisce la radice di quella violenza che nel calcio viene sublimata dalla contrapposizione tra tifoserie e che impedisce la possibilità di adottare quel modello di riduzione a puro intrattenimento del gesto sportivo, che sì, emerge in tutta la sua bellezza e spettacolarità, ma perde quella dimensione corale che invece noi associamo allo stadio e all'esperienza dello sport come ancora a noi. E su questo lascio la parola ad Anna, ringrazio voi e ringrazio soprattutto Anna per aver accolto questo invito e il nostro ospite Morris, che è un piacere e un onore presentare qui a noi. Io volevo ringraziare innanzitutto per il trombone, perché comunque è un'esperienza, come dire, bella, palazzo reale, mentre parla Davide, no, scherzi a parte, voglio ringraziare per, insomma,
insomma, avermi in qualche modo voluto qui stamattina, perché è chiaro che non c'è nessuna ragione plausibile per la quale io debba essere qui. Lui mi ha cercato, insomma, qualcuna anche, diciamo, per fare bella figura, ma in realtà non c'è. Io posso parlare da lettrice, insomma, quindi da una persona che non aveva gli strumenti, come dire, peculiari, loro due, quindi filosofici, tra virgolette, hanno letto questo libro. Allora, io volevo ringraziare per avermi fatto leggere il libro, soprattutto per averlo scritto, perché questo libro è uno strumento preziosissimo, io infatti me lo porterò appresso ovunque, perché ci dà la possibilità di poter rispondere con il conforto, diciamo, di uno strumento letterario, e quindi dove ci sono tantissime informazioni, alla domanda che fanno tutti quelli che guardano una persona appassionarsi, per esempio, ad una partita di calcio. Quando magari, non so, ci sono esperti, cioè, appassionati di calcio, no? Tra di voi, sì, sembra che siete anche voi presi dal trombone. No, ok, no. Capita spesso che magari mentre state guardando la partita e quindi siete coinvolti emotivamente, viene qualcuno e dice: ma sei ancora preso? No, e c'è questa domanda, ci si interroga, no? Sulla ragione per la quale valga la pena trascorrere una parte comunque del tempo della nostra vita ad osservare persone, nel caso del calcio, che rincorrono un pallone e cercano appunto di fare un gol più dell'altro. Questo libro ci dà, diciamo, delle risposte che tra l'altro sono, come dire, suffragate anche da, voglio dire, da prove documentari, testimonianze storiche che arrivano appunto ad Omero, quindi voi potete tranquillamente portarlo dietro e dire: innanzitutto in un suo primo la fa sto fatto, perché appunto si può risalire, voglio dire, quindi non è che sì, è esatto, quindi uno può dire: e innanzitutto ho cominciato Omero, quindi non è che io ho cominciato io a fare questa cosa. Esatto, quindi ci abbiamo dei predecessori abbastanza illustri, e quindi questa è la prima cosa che per me è preziosissima. E poi perché nel libro viene proprio utilizzata una parola per definire quelli che guardano, insomma, un po' con sdegno agli appassionati, diciamo, dello sport. Li chiami barbari, no? Quando dici i barbari non comprendevano, no? Perché magari ci fosse tutta questa attenzione nell'epoca romana. Quindi voi potete chiamarli anche barbari, quindi nell'ipotesi in cui qualcuno dovesse rimproverarvi, no, l'eccessivo entusiasmo nel seguire una partita di calcio, voi potete dire che sono barbari, e se dovessero arrabbiarsi voi li fate vedere il libro e dice: guarda, sta scritto qua, scritto filosofo, non è che voglio dire lo sto dicendo io. Quindi questa è la prima motivazione proprio di ordine pratico per la quale io ringrazio per aver scritto questo libro, avermelo fatto leggere, che adesso lo porto sempre con me, e avrò la possibilità di rispondere appunto con dovizia, insomma, di testimonianze di ogni tipo a questo tipo di eccezione che spesso viene sollevata, no, quando si sta guardando una partita. L'altra ragione è appunto questa, cioè questo libro ci dà la possibilità di eliminare, io direi proprio in luce, questa contraddizione che c'è tra il mondo intellettuale, e io parlo di quello che, diciamo, per quanto riguarda lo sport, del calcio in particolare, perché sono apparentemente due mondi completamente lontani. In realtà, secondo me, non c'è nessun ambito in cui si esprime meglio, insomma, il pensiero che è appunto il calcio. Nel nostro caso, per quanto riguarda appunto il terreno napoletano, c'è la possibilità in questo testo di comprendere perché accadono, però da un punto di vista, ecco, speculativo, perché accadono determinate cose nella nostra città che non accadono altrove, calcisticamente parlando, e quindi c'è una spiegazione a tutto questo in questo libro che può aiutare a comprendere dei fenomeni. Per esempio, nel libro, cioè, viene tratteggiata la prima domanda che si fa, che io ho apprezzato, è: perché la gente diciamo, dall'inizio della civiltà, perché gli esseri umani hanno sentito la necessità di lottare davanti ad un pubblico per la vittoria? Quindi sono due necessità, quella del pubblico di guardare gente che lotta per la vittoria che apparentemente non gli appartiene, perché se stanno due squadre in campo è chiaro che stanno lottando per avere un obiettivo loro che non appartiene al pubblico, e perché appunto c'è la necessità di combattere per vincere. Questa cosa qua, nel caso appunto del terreno napoletano, ha molto a che fare con l'identità, cioè la piena identificazione che c'è nel caso appunto napoletano tra la città e la squadra di calcio, che è una cosa che non si verifica nelle altre grandi città italiane. Napoli è la terza città d'Italia, ma è la prima città d'Italia in ordine proprio di importanza che ha una sola squadra di calcio. Io posso dire che non tutti i milanesi sono
sono milanisti, non tutti i milanesi sono interisti, ma posso affermare con sufficiente approssimazione che tutti i napoletani sono tifosi del Napoli. Questa cosa qua, tutti con sufficiente approssimazione, no? Ho detto. E tu ancora stai con lui? Però non ha fatto avrà altri pregi che non saprai tu. E quindi diciamo che a Napoli questa cosa, però va detto, ci sono delle minoranze, diciamo, che verranno presto ridotte al silenzio, sì, sono delle minoranze, ma non è proprio autotto, non è proprio di Napoli. No, è di Napoli, però sta cambiando. Andiamo a vedere la fine del Napoli. È visto, con opportuni strumenti coercitivi. Chiaramente, ecco, allora io dicevo, quindi questa cosa qua a Napoli invece è comunque, sono delle eccezioni, no? Persone come il fidanzato come il suo. E quindi a Napoli è difficile, anche uno che non segue il calcio sa che cosa ha fatto il Napoli il giorno prima e lo sa appunto attraverso l'umore, le reazioni nel quartiere, le urla che si sentono, che in questo periodo possono anche essere dovute a Dazon, alla trasmissione della partita. Quindi in quest'ultimo periodo è un po' complicato comprendere se si urla perché il Napoli ha segnato o perché non si verrà partito, quindi sono, c'è un po' di problema. Però al di là di questo, questa cosa qua a Napoli lui si verifica, non si verifica in tutte le altre città e ce lo spiega appunto, troviamo una spiegazione in questo testo perché ci spiega appunto come laddove è più forte insomma l'identità tra l'identificazione anche dal punto di vista territoriale tra la città e la squadra, là è più forte la partecipazione proprio come dire da parte degli spettatori a quello che accade appunto nel lagone. E questa cosa qua io per esempio l'ho vissuta allo stadio proprio diciamo di persona, perché mio malgrado mi parlo per un fatto di salute cardiaca, sono stata allo stadio, ma immagino che forse qualcun altro c'è stato, nella famosa partita del Napoli col Chievo dell'8 aprile del 2018, in cui praticamente il Napoli stava perdendo, era, non so se la ricordate, era una delle ultime partite dell'epoca di Sarri, il Napoli stava perdendo con il Chievo in casa, no? Quindi diciamo non stava facendo una figura onorevole, il fidanzato suo stava festeggiando perché noi eravamo un po' testa a testa con la Juventus e quindi il Napoli stava perdendo, se non che cosa accade? Quindi proprio negli ultimi minuti il Napoli pareggia con un gol di Milik, che se ci sono appunto appassionati del Napoli sapranno che già il gol di Milik è una vicenda, voglio dire, abbastanza strana, no? Perché Milik non si era mai fatto trovare dove sarebbe dovuto essere, cioè appunto a fare il centravanti del Napoli, si fece trovare in quel posto, quindi segnò questo gol, il Napoli pareggia e poi succede questa cosa, che il Napoli ottiene un calcio d'angolo nei minuti di recupero, quindi si tratta di un calcio d'angolo, cioè una cosa che nello sport, cioè nel calcio, è sì un calcio piazzato, questa è un'opportunità, ma non è un calcio di rigore, però viene dato un calcio d'angolo. Lo stadio all'epoca ancora San Paolo era strapieno, era veramente una delle volte in cui nell'epoca recente si può dire che era pieno come ai tempi di Maradona, quindi lo stadio super super pieno, viene battuto questo calcio d'angolo, Milik come era sua abitudine non vede il pallone perché era quella proprio diciamo la sua caratteristica peculiare, e cosa accade? Che un centrocampista che nella sua vita tutto faceva tranne che fare gol prende questo pallone e praticamente spinto da tutto lo stadio che cantava come se stesse per segnare un rigore prende questo pallone, lo calcia, prende un effetto a giro addirittura, quindi qualcosa di meraviglioso e fa gol. Quindi in pratica il Napoli sta perdendo 1-0 fino agli ultimi minuti, pareggia e vince grazie ad una vicenda che poi verrà ricordata come il San Paolo che ha praticamente condotto questo giocatore di Avarà a fare questo gol. Cioè non si era raramente visto allo stadio una vicenda del genere, cioè uno stadio intero che cantava e che conduceva praticamente in rete un pallone che difficilmente Diawara avrebbe potuto indirizzare da solo. Lì si vede una cosa che Morris scrive, cioè la vittoria è segno di benevolenza divina in alcune diciamo come dire culture, in quel caso è stato proprio una dimostrazione che appunto Diawara è stato baciato dalla volontà divina di farci vincere quella partita. Però questa diciamo è una cosa che io ho vissuto allo stadio e che mi ha fatto
trovato in qualche modo una sua spiegazione e anche soprattutto, come dire, compagni di viaggio in epoche molto lontane grazie al libro di Mozzi, cioè nel senso che ho potuto vedere che non solo io ma anche appunto nei diavoli appunto medici o anche addirittura nei giochi in epoca romana, il Circo Massimo, ci sono persone che si sono sentite come noi al San Paolo se c'era qualcuno di voi quel giorno. Però mi ha fatto anche capire altre vicende, tipo una vicenda che mi ha molto colpito, che è quella che è accaduta nel 2015, molto lontano da Napoli, e cioè durante una partita di Europa League tra l'Inter e il Celtic. Perché, non so se voi lo sapete, nel 2015 Celtic e Inter stavano giocando una partita, infatti lo so che tu sei interista e quindi mi guardi, ma purtroppo la Marice questo fatto è successo. Allora, stavano giocando una partita di Europa League, quindi voi penso non ravvisate nulla che abbia a che fare con Napoli in questa partita, quindi Celtic, Inter, Europa League, per fatti loro, si gioca questa partita, all'improvviso durante questa partita vengono fatti dei cori dai tifosi dell'Inter sul Napoli, sul Vesuvio, sull'eruzione, contro... Immaginatevi i tifosi del Celtic, che belle e buone, si guardano e fanno, ma perché ti vengono urlando lui? Cioè, cosa sta succedendo? No, quindi si guardano, non capiscono perché questi tifosi, tra l'altro di Milano, di una città che si chiama Milano in Italia, stanno parlando di un Vesuvio, cioè di un vulcano, eccetera, eccetera. E quindi lì nasce una sorta di genellaggio tra i tifosi del Celtic e il Napoli. Però questa cosa mi ha fatto capire quanto l'identificazione totale tra Napoli e il Napoli sia in grado anche, come dire, in qualche modo di unire le tifoserie come Napoli e Celtic al di là dei confini nazionali, per ragioni che non hanno niente a che vedere con lo sport, ma che sono appunto culturali, nel senso che l'identificazione totale fra Napoli e il Napoli è, secondo me, una questione innanzitutto culturale, e quindi è anche per questo che, chiaramente loro non lo sanno, ma i tifosi dell'Inter sono stati spinti a fare quei cori in uno stadio che niente a che vedere con Napoli, con il Napoli, creando però appunto il gemellaggio tra i tifosi del Celtic e quello del Napoli. Quindi se questa vicenda, non so, in qualche modo ha creato in voi dei dubbi sulla sanità mentale dei tifosi dell'Inter per questa cosa qua, sappiate che c'è una ragione e Morris la spiega nel suo libro. Quindi se a tutte le vicende particolari che riguardano il Napoli, i tifosi del Napoli, che sembrano così un po' strane, che accadono nel mondo, possono trovare una loro spiegazione documentata, quindi fondata, quindi di un certo tipo, nel libro di Morris. Quindi io perciò lo leggerei già solo per questo, perché uno può trovare la risposta a tantissime domande alle quali finora non si è riuscito a dare risposta. Però io adesso passo la parola a lui, che è l'autore, giustamente l'abbiamo già ringraziato per aver fatto questo, però gli voglio chiedere una cosa, perché lui, va bene, il libro, poi dopo ne parliamo, ha parlato anche ha parlato in particolare di Bielsa, no? Il loco, un allenatore, diciamo, che anch'io amo moltissimo, però non si è soffermato molto su Maradona. Chiaramente non è una cosa mia personale, però nel momento in cui tu scrivi un libro sul potere della vittoria, secondo me, visto che Maradona ha inaugurato un certo tipo di potere della vittoria, perché a Napoli la vittoria in senso sportivo con Maradona è diventata politica, oltre che, diciamo, tu parli nel libro di vittoria che ha un carattere veramente militare, quindi per esempio in epoca ellenica, invece a Roma è intrattenimento, no? Io volevo chiederti perché non hai parlato del valore un po' peculiare che ha assunto la vittoria in epoca maradoniana a Napoli. Tu dirai, perché mi fai una brutta domanda alla presentazione del mio libro, perché sennò come ti amava fa? Ciao. Buongiorno a tutti, è un grande piacere essere qui, essere a Napoli, un luogo così bello per un festival così bello. Ringrazio veramente Davide e Anna per la presenza e per le parole, per le tante parole belle spese sul libro, che non so se sono degno di meritare. Partiamo da Napoli, è un tema importante, la prendo un po' alla lontana. Diciamo, l'idea di fondo da cui è nato il libro, diciamo, sono due le idee. Il primo è proprio, diciamo, una questione, diciamo, terapeutica, personale. Io con Davide ho condiviso gli anni degli studi universitari, c'è anche il professor Donato, la facoltà del San Raffaele di Milano,
con grandi figure della cultura italiana, da Massimo Cacciari, Emanuele Severino, Guido Rossi. Quindi abbiamo avuto una formazione culturale importante. Però già dagli anni dell'università io, diciamo, nasco grande appassionato di sport, grande tifoso, diciamo, c'era sempre stata una difficoltà a mediare, diciamo, questa, diciamo, formazione alta con l'esperienza, la passione sportiva, polisportiva. Perché dal punto di vista della cultura alta lo sport, oggi un po' meno, ma comunque è sempre stato visto come un fenomeno squalificante. Fenomeno che appartiene, diciamo, alle classi popolari, ma non appartiene alla cultura alta. Mi viene in mente un grande filosofo italiano, Roberto Bobbio, che in un'intervista, diciamo, negli ultimi anni della sua vita, disse proprio: esistono due Italie. Esiste l'Italia di Dante, di Machiavelli, della grande tradizione umanistica, letteraria e civile, e poi esiste l'Italia delle persone che si azzuffano con una partita di calcio e che, diciamo, vivono questa esperienza, diciamo, che non c'entra nulla con invece la grande tradizione dell'umanesimo. O altri esempi, Umberto Eco, che squalificò il più grande giornalista e letterato e pensatore anche sportivo italiano del Novecento, Gianni Brera, come un gatto spiegato ai poveri, con una definizione un po' razzistica del quale lo stesso Brera soffrì molto nella sua carriera. Ma diciamo, anche a livello globale, diciamo, questa cosa è un po' cambiata negli ultimi 15 anni, con soprattutto attraverso il racconto sportivo, attraverso diciamo Open, la biografia di Agassi, che penso tutti conoscerete, quindi con un grande scrittore americano che si dedica al racconto sportivo, quindi ha avuto questa sua diciamo nobilitazione culturale, però legata a questa idea del racconto, che poi spesso è anche un racconto tipo giornalistico fatto bene, ma non è, diciamo, quel legame con la cultura alta, con la filosofia, con la letteratura, con gli studi umanistici, in generale, che invece è un fenomeno, diciamo, così rilevante dal punto di vista planetario dovrebbe avere. La mia idea è sempre stata questa: perché non esiste un'analisi, diciamo, culturale appropriata all'altezza della grandezza di un fenomeno che davvero a livello globale oggi coinvolge tutti, in una misura che non è eguagliata da nessun altro linguaggio o da nessun'altra espressione al mondo. Non so se voi sapete che nei momenti principali dell'agonismo contemporaneo, la finale della Coppa del Mondo di calcio maschile o la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi, si raggiungono audience planetarie che a volte, diciamo, dipende dai fusi orari, possono arrivare anche a 3 miliardi di persone che nello stesso momento guardano lo stesso evento e si riconoscono all'interno di un'unica cornice. È una cosa che voi non trovate per tutti gli altri standard, dalla lingua a tutte le altre espressioni. Il mondo è fratturato, oggi ce ne stiamo, ahimè, accorgendo, ma è molto più fratturato di quanto pensiamo. Lo sport invece ce lo dà in una forma unitaria, quindi già questo basterebbe comunque a farci interrogare. Quindi la prima mia esigenza è sempre stata questa. Negli anni poi ha assunto una forma particolare, perché io, diciamo, dagli studi universitari, poi in realtà per una serie di peripezie legate all'idea che Davide diceva di costruire questa idea di pensare allo sport, mi sono trovato poi a lavorare, a sviluppare una professione all'interno del mondo sportivo, all'interno delle sue istituzioni principali in Italia. Ho lavorato per il CONI, ora lavoro per la FIGC, poi collaboro con Sky, quindi, diciamo, ho vissuto e vivo il mondo dello sport dall'interno, quindi il mondo di chi organizza, diciamo, tutto quello che è il contesto che poi permette agli atleti, ai grandi atleti di gareggiare, e alle persone di assistere dal vivo o attraverso, diciamo, gli strumenti mediatici. E quindi questa differenza, perché poi lo stesso mondo sportivo, al rovescio del pregiudizio intellettuale, nel mondo sportivo è un mondo dominato appunto dall'idea della performance, ma un mondo veramente molto lontano dal mondo della cultura e dei libri. Uno dei principali, diciamo, talenti del calcio italiano, non faccio il nome, un giovane talento, qualche anno fa in un'intervista, quando, diciamo, il suo talento cominciò a manifestarsi in forma importante, quindi cominciavano le interviste, cominciava l'attenzione mediatica, affermò in un'intervista quasi con una punta d'orgoglio: non ho mai letto un libro nella mia vita. E questa cosa non è una, diciamo, un'espressione, diciamo, che caratterizza solo lui, caratterizza un po' tanto del mondo che sta attorno allo sport, con un'unica eccezione: i grandi allenatori. E non nel libro è spiegato anche questo, perché poi i grandi allenatori sono comunque figure intellettuali, perché devono pensare il gioco, devono pensare e comunicare e creare, diciamo, un legame anche spirituale
con le proprie squadre, i propri giocatori, le proprie giocatrici. Quindi c'è una distinzione, ma tolta questa eccezione esiste un pregiudizio contrapposto. Quindi l'idea di fondo che mi ha mosso in questi anni, perché il libro che racchiude ricerche di almeno un decennio, è stato tentare di unire questi mondi e nell'unirli rovesciare quello che diciamo un po' l'idea delle poche figure intellettuali che hanno tentato di analizzare in profondità il fenomeno sportivo, l'idea che poi diciamo partita dall'università americana e poi negli ultimi 30 anni è diventato un po' il riferimento di chi vuole soprattutto in ambito accademico approcciare gli studi sportivi, e cioè l'idea di uno storico americano di origine ebraica, Allen Gutman, storico e sociologo, che in qualche modo tradusse l'idea del più grande sociologo del XX secolo, Max Weber, la tradusse in chiave sportiva affermando lo sport è un fenomeno, un prodotto importante della razionalizzazione della modernità, lo sport manifesta, esprime i caratteri di esattezza, misura, precisione che contrassegnano lo sviluppo del capitalismo moderno, e quindi non c'entra nulla con queste cose, queste forme di culto arcaiche che erano gli agoni di Olimpia o queste altre forme che sono forme appunto che appartengono a quel passato e non c'entrano nulla con lo sport contemporaneo, che va analizzato e studiato perché rappresenta i caratteri della razionalizzazione. Pensiamo al calcio in Europa, che si sviluppa nei grandi centri industriali. La capitale del calcio è Glasgow, non è Londra o altre, cioè una capitale industriale, anche in Italia, Milano un po' ha questo ruolo, quindi questo legame è anche vero da un punto di vista storico, ma cioè, questa cosa a me non convinceva minimamente, cioè, mi è sempre sembrata davvero un'affermazione priva di fondamento perché, ecco qua, arriviamo agli agoni omerici e poi arriverò alla tua risposta. Perché in quel canto 23esimo dell'Iliade, questa parola agon, che noi oggi utilizziamo la parola sport, che però è una parola che diciamo nella civiltà europea arriva nel 400, nel 1400, e quindi ha un significato un po' diverso che è legato più alle dimensioni ricreativa, ma oggi il senso forte che noi diamo alla parola sport è quello dell'agonismo, della competizione, della lotta per affermare un vincitore. E questa parola, la sua prima occorrenza nei poemi omerici, con un significato diverso che è ancora più pregnante, perché agon in Omero indica il luogo della contesa, non solo la contesa, il luogo fisico, l'assemblea in cui si raduna un pubblico spettatore per assistere alle competizioni, alle gare incruente, come le definì Hegel. E quindi questa presenza del pubblico c'è da subito, e questa idea del Omero descrive gli atleti in lotta, i desiderosi della vittoria, quindi con quest'idea che davvero traccia una continuità oggi con quelle che sono le grandi figure dello sport contemporaneo. C'è davvero un senso di essere a casa se noi pensiamo a Jordan, no? Alla lotta tra Federer e Nadal, ai grandi agonisti contemporanei. Sono davvero figli di quella tradizione, ma proprio in un senso, cioè Omero è davvero un cronista meraviglioso, proprio il primo grande narratore sportivo, perché ci descrive queste gare nei dettagli, nelle peripezie, nei meccanismi anche di ingegnosità che fanno vincere, non solo di forza fisica che permettono di vincere le gare, ci descrive anche in qualche modo non solo la gloria dei vincitori, ma anche la fatica, la durezza degli sconfitti, di chi non vince, perché poi il motore vero dell'agonismo non è chi vince, è chi perde, e chi perde che ha un desiderio poi di rivalsa, e quindi che alimenta diciamo, questo gioco agonistico che Nietzsche, nel suo scritto giovanile, in qualche modo ha descritto alla perfezione, che sta alla base appunto dei meccanismi che appassionano nello sport contemporaneo. Ecco, questi meccanismi hanno questa radice, che poi anche una radice linguistica, atleta, siamo sempre all'interno dei poemi omerici, ma ci spostiamo all'Odissea, è Ulisse che viene appellato per la prima volta nella civiltà occidentale come atleta, una forma negativa, perché i giovani feaci lo scherniscono e dicono tu non puoi prendere parte alle nostre gare fisiche, non sei un atleta. E Ulisse invece, diciamo, assume diciamo, questa cosa, lo inalbera perché è colpito nell'onore, poi si mette a gareggiare, in qualche modo realizza, io ho scritto il primo record del mondo della storia dello sport ante litteram, quando scaglie il disco più lontano degli stessi giovani feaci, ma con un meccanismo di rivalsa
e di affermazione, che è lo stesso, se voi guardate quello che è probabilmente il documentario sportivo più bello realizzato negli ultimi anni, che è, diciamo, un documentario che traccia la serie TV che traccia la carriera di Michael Jordan, che è uscito su Netflix nel periodo della pandemia, e quindi ha conquistato, diciamo, un'audience planetaria fortissima, anche perché è apparso nei primi mesi della pandemia. E quella serie TV parte proprio da una sconfitta, parte proprio da Jordan che riesce a vincere con la sua squadra all'anello NBA, e tutta la serie si sviluppa da lì. E quindi come fanno, diciamo, come fa a esserci una relazione tra i poemi omerici e atleti afroamericani che nascono sicuramente in un contesto che nemmeno loro magari sanno di essere gli eredi di Omero. Quindi il libro parte da queste istanze e tenta di delinearle, con un confronto serrato con non solo con la storia ma anche con i grandi testi del canone occidentale, perché nel libro non c'è solo Omero, c'è Pindaro, c'è Platone, c'è San Paolo, poi si arriva ad Alberti, si arriva a Leopardi, sono marchigiano, e pensando alle connessioni tra Marche e Napoli la considero un po' una seconda città anche per la grande amicizia con Davide, con tutta una serie anche di altri amici che sono in sala. Leopardi è nel libro perché è un grande pensatore dello sport e della sua riproposizione moderna, proprio perché in Leopardi c'è questa idea che in fondo lo sport è un tema arcaico, non è un tema moderno, perché utilizza il corpo, utilizza la fisicità, utilizza diciamo quindi uno strumento che si perde nell'ere dell'umanità, non è niente affatto una cosa puramente moderna. E anche se pensate, ho citato prima Federer e Nadal, il tennis è lo sport, non c'era nell'antichità il tennis, gli agoni non prevedevano, diciamo, i giochi con la palla erano confinati a una sfera ricreativa, non facevano parte delle gare di Olimpia o di altri grandi agoni, erano le gare, diciamo, che oggi poi sono passate in atletica leggera o nella lotta, o le gare, i concorsi, le gare ippiche, erano i grandi, diciamo, sport dell'antichità. Ma ecco, in questo sport, che è considerato uno sport puramente moderno, che esprime l'esattezza, la precisione, il numero, c'è di nuovo questa idea dell'agonismo e della lotta individuale, molto più che nel calcio, che nel basket, che negli sport di squadra. E oggi, diciamo, queste grandi figure ci appassionano proprio perché c'è questo tipo di, anche di autoagonismo, e c'è questo conteggio delle vittorie, che è quello che voi trovate nelle epigrafi greco-romane, l'atleta tal dei tali che vinse 8 gare Olimpia, 7 gare Pitti, che oggi se vedete Nadal o Federer o Djokovic hanno vinto 20 titoli del Grande Slam, 19 titoli, e li ricorderemo anche, credo che verranno ricordati anche nei prossimi secoli, atleti di questo tipo come venivano ricordati in antichità. Quindi c'è questo legame. E questo legame deve anche confrontarsi col perché questo legame a un certo punto si è interrotto per più di un millennio e mezzo della nostra storia. Napoli stessa, la città più greca, diciamo, dell'impero romano, a Napoli, non so se voi lo sapete, ma qua Augusto creò i Sebastà, che erano definiti agoni isolimpici, quindi parificati agli agoni di Olimpia. Quindi Napoli era una delle capitali dell'agonismo in un'età più tarda rispetto al periodo, diciamo, dell'età classica greca. Era un luogo in cui i grandi atleti dell'ecumene mediterraneo, dell'impero romano, si radunavano annualmente per grandi competizioni, e penso, se non lo sapete, proprio perché davvero c'è questa difficoltà a rintracciare questi legami tra l'antico e il moderno, e il libro si sforza, diciamo, di tessere tutti questi legami e di interrogarsi anche sul perché poi sono stati recisi, ed è un perché che chiama in causa sia la filosofia sia soprattutto il cristianesimo. Adesso non abbiamo tempo ovviamente di entrare in dettaglio, poi per chi vorrà approfondire, perché è curiosito, nel libro c'è una parte appunto che si interroga sul perché per un millennio e mezzo abbiamo dimenticato queste forme, e poi chi le ha riproposte lo ha fatto in una maniera quasi ignara. Oggi gli eredi dello spirito agonistico greco, i maggiori eredi, sono gli americani. Il loro sistema formativo sembra copiato dal modello di ginnasi greci. È l'unica, se volete, civiltà globale che non ha il tema di considerare lo sport non è cultura, è una roba bassa, e la cultura è un'altra cosa. Forse perché sono, anzi, io credo perché sono una civiltà giovane, quindi non hanno alle spalle, diciamo, la stratificazione che abbiamo noi europei, che hanno gli asiatici, e quindi poi diventa difficile, diciamo, dare un'unità culturale allo sport. Invece loro, nelle grandi opere della letteratura americana contemporanea, che sono parte importante della seconda parte del libro, voi trovate tanto sport. Cioè, oggi, se volete, le forme culturali più elevate sono Pastorale americana di Rocky, un gesto di Foster Wallace, Underworld di Lillo. Lì trovate davvero grande letteratura e grande pensiero sull'agonismo contemporaneo, non solo il racconto
ma proprio l'immaginazione dell'agonismo, è davvero, sono davvero opere essenziali. Ecco, loro sono un po' gli eredi di quel mondo, però credo che questo legame, cioè il libro si occupa appunto di interrogarsi, di approfondire questo legame che è davvero è stato ignorato dal punto di vista della cultura ed è in qualche modo ignorato anche dalle stesse persone che poi seguono lo sport, ripercorrendo anche nel caso del tifo, gesti antichi. E qua, dato che siamo a Napoli, Emi nel libro ha citato diciamo l'esperienza, due grandi mostre che il MAN ha realizzato negli ultimi anni proprio sull'agonismo antico e sui rapporti con l'agonismo contemporaneo, quindi Napoli è davvero presente nel libro. Arrivo alla tua domanda, in realtà c'è una parte su Napoli, Maradona e la vittoria, c'è poco di Maradona ma per una ragione diciamo filosofica, c'è una tradizione filosofico-teologica che è quella dell'apofatismo, per cui di fronte al divino, di fronte a ciò che è più grande di noi bisogna diciamo tacere, bisogna ammirare in silenzio, contemplare, ed è davvero difficile, intanto per un non napoletano, ma è davvero difficile parlare di Maradona evitando ovviamente un libro di questo tipo, evitando la retorica, evitando diciamo... Ma io infatti, senti, non parlavo di veramente è una domanda seria, non polemica, no. Nel senso che, dato che a me sembrava, dopo aver letto soprattutto il tuo libro, che la vittoria, le vittorie a Napoli di Maradona avessero assunto diciamo una specie di compendio di tutto quello che tu hai scritto sulle caratteristiche della vittoria in epoca ellenica, nell'epoca poi delle Olimpiadi, nell'epoca poi romana, e mi sembrava che Maradona in qualche modo le compendiasse tutte e ci aggiungesse anche qualcosa di diverso, che era questo valore un po' politico, perché secondo me Maradona a Napoli è stato anche leader politico, cioè uno dei pochi che è venuto a Napoli, ha detto delle cose e poi ha, come dire, realizzato il programma elettorale, credo l'unico, diciamo, che si è presentato davanti, insomma, ai napoletani. Quindi volevo capire se in qualche modo c'era stata una ragione, se mi dici che è stata questa ragione. No, a parte questo, ci sono alcune pagine su Maradona. Da un lato il libro è stato scritto nel momento in cui sono morte due grandi figure, due figure davvero quasi mitiche dello sport contemporaneo, una è Maradona e l'altro è Kobe Bryant, e il lutto globale, ma soprattutto il lutto delle città che hanno poi ospitato, nel caso di Maradona Napoli o Buenos Aires, nel caso di Kobe Los Angeles, ma anche la stessa Italia, perché poi Kobe è cresciuto in Italia. Questo lutto globale testimonia proprio questa idea di come l'agonismo abbia bisogno della comunità, di una comunità in cui rispecchiarsi. E quindi non è solo la lotta tra gli atleti, perché anche gli orsi lottano tra di loro, però non c'è un pubblico convocato, anche la stessa idea di gioco non è l'idea di agonismo, nel gioco si lotta e si compete, ma non c'è un pubblico che deve manifestarsi per diciamo, restituire valore a quello che sto facendo, quindi questo tema del pubblico, degli spettatori, della comunità è un tema essenziale, che a Napoli si è manifestato in una forma che secondo me nella storia dello sport mondiale si è manifestato, credo, solo in Italia, solo a Napoli o Cagliari, il grande atleta, il rapporto con la comunità, cioè di questa falsa comunità, e la rarità della vittoria, perché Maradona, cioè Napoli ha vinto solo nel periodo di Maradona, Cagliari ha vinto solo con Gigi Cagliari, la Sardegna hanno vinto con Gigi Riva, e questo secondo me rappresenta un'unicità dello sport italiano, che poi c'è il capitolo, non quello conclusivo, quello precedente alla conclusione, dedicato proprio alla cultura sportiva italiana, al grande ruolo che l'Italia, sia per queste ragioni antiche, sia per ragioni contemporanee, ha sempre nel mondo sportivo, quindi Maradona ha questo senso. Il senso politico è un senso legato all'idea di riscatto, cioè all'idea perché lo sport è così tanto seguito, perché partecipare alle vittorie dei grandi atleti consente anche alle persone umili di vivere la vittoria, un sentimento che magari non possono sperimentare negli altri ambiti, ma in quello sportivo sì. Questo è il grande valore di Maradona, ma se penso al libro, ho parlato anche io, Maradona e Kobe li accosto molto in questo, Kobe è diventato un eroe soprattutto in Cina, quando è morto ci sono stati i cinesi che hanno preso le ferie e le aziende sono state felici di concedere aziende, quindi in un sistema cinese appunto non è banale diciamo, questa concessione, perché loro hanno visto in Kobe la persona che rispecchiava il sacrificio di un popolo per uscire dallo stato di povertà e per la loro fuoriuscita dal secolo di umiliazione. Kobe e non Jordan, perché poi dal punto di vista della globalizzazione televisiva era arrivato con Kobe. Quindi questo senso c'è, è chiaro che lo sport, e qua chiudo,
e costruisce, rappresenta una realtà diversa da quella, poi è una sorta di extramondo. Quindi c'è questa idea di riscatto, ma non è poi un'idea pratica che serve a riscatto. Quindi lo sport ha una funzione politica ma anche impolitica allo stesso tempo, perché proprio perché crea una realtà diversa. E quindi questo rapporto, tu dici leader politico, per certi versi sì, per certi altri versi ti direi di no. Chiudo qui e vi ringrazio ancora. Questa è un fatto mio personale, diciamo, sentivo la mancanza di Maradona, quindi anche nel libro la sentivo, però d'altro canto, per esempio, quando ho letto che anche in epoca romana i tifosi, diciamo, delle, magari di vari atleti, di varie squadre, andavano a mettere, diciamo, le, dei supporti con scritte le maledizioni, no? Nelle, nei tempi, insomma, là, nei tempi, diciamo, dedicati alla varie divinità, là ho visto un precedente di quello che si fa a Napoli, dove ci sono le foto, per esempio, di Maradona o di altri calciatori, e le edicole votive dedicate a Madonne e vari santi. Quindi anche lì magari non è una peculiarità, diciamo, come di napoletana, ma è qualcosa di connaturato, diciamo, proprio alla nostra civiltà. Quindi come quando qualcuno magari vede quella cosa e pensa che ci sia qualcosa di incolto, comunque di poca cultura, invece lì si manifesta, diciamo, secondo me, inconsapevolmente, proprio la cultura dello sport. Quindi questo io non lo sapevo, l'ho scoperto grazie al libro, chiaramente. Quindi è un valore aggiunto. Allora, sì, questa divinizzazione, diciamo così, non è così moderna, certo. Io farei un giro velocissimo, perché noi a mezzogiorno abbiamo l'ordine tassativo di lasciare, insomma, lo spazio a coloro che ci seguiranno, e quindi io semplicemente volevo provare, insomma, per discutere un po', e poi magari se ci sono domande, anzi, se ci sono domande, aprirei innanzitutto alla discussione con il pubblico, sia delle domande specifiche, altrimenti non per il via e ghiaccio una cosa veloce, ma prima Alex. Grazie mille. Non ho ancora letto il libro, mi sono ritrovato nelle cose che avete detto, lo leggerò con grande piacere, per massima stima nei confronti dell'autore, dell'editore, e devo dire anche della Diana Trieste, che avete mandato la presentazione. Quindi io sono un po' uno degli idealtipi di cui avete parlato, sono uno che odia proprio il calcio, cioè non si vuole dibattito come il calcio, è una cosa che disprezzo totalmente, ma tifo per il Napoli. Questa è una cosa strana, nel senso che so tutto quello che succede, gli umori, le cose, quindi sono proprio un tifoso, cioè, quello del Napoli, nel senso che quindi delle volte, non so, mi stanno antipatici. Un tifoso relata fonte, praticamente. Quindi voglio dire, e quindi leggerò, anche perché appunto il testo parla di sport, ma parla di tanto altro sostanzialmente. Morris, una piccola curiosità, anche a Cuba, io quando ho fatto un periodo di insegnamento a Cuba c'era questo fenomeno che lo sport era importantissimo nelle università e non solo, era molto curato, anzi voglio dire c'era grande attenzione culturale verso lo sport, è stata una delle cose, insomma, che mi avevano positivamente meravigliato, diciamo, di quella cultura. Magari se ti capita approfondisci, perché c'è proprio un'attenzione anche proprio molto politica, cioè nel senso che un grande sportivo cubano ha il prestigio, diciamo, di un grande intellettuale e anche, diciamo, di un grande politico, no? Questa è una parentesi. Guarda, hai detto alla fine, no, ti avvicinavi, e io avevo avuto una cosa di cui volevo parlare, magari lo facciamo dopo per non annoiare i presenti, però mi hai buttato la palla sul finale, perché hai detto è una vittoria politica ma non politica, nel senso che poi dopo non riesce a permeare, quindi in qualche modo a diventare attualità, fatto oltre dal calcio. Io noto una cosa però, quindi questo è un fatto che sicuramente è così, però c'è un'altra dimensione invece al contrario, cioè che questa dimensione agonistica e della vittoria in realtà è uscita dal campo, no, dello sport, e in qualche modo ha pervaso, se vogliamo, un po' il nostro contemporaneo, la grammatica culturale del nostro tempo. Adesso non voglio usare parole che fanno paura, ma in qualche modo tutta l'etica anche del capitalismo, soprattutto quello più moderno, insomma, è pervasa da questa, diciamo, da questa prospettiva che spesso, a mio parere, è un'aberrazione. Cioè, se vogliamo, oggi anche i nostri corpi, le nostre immagini sono esposte a un
al punteggio, che sarebbero i like che ci possono mettere, e su quella cosa si creano forme di identità, forme di influenza, forme, diciamo, di capitali relazionali o affettivi. Tutto questo però, appunto, secondo me prende una forma spesso aberrante, e appunto a Palermo ci espone, diciamo, alla una mancanza di un senso del limite che invece sarebbe necessario per una dinamica, diciamo, virtuosamente evolutiva. Ti chiedo se questa relazione tra questa dinamica che avviene nello sport e fuori dallo sport sia in qualche modo influenzata anche da come lo sport è vissuto, e se lo sport paradossalmente potesse aiutare a correggere questa che ho definito io forse erroneamente come un'aberrazione. Guarda, tanto ti ringrazio della domanda. L'agonismo è anche una malattia, una nevrosi, un'ossessione, anche perché sia nello stesso mondo sportivo, perché nel libro a un certo punto dico andrebbe proprio scritto una sorta di controstoria in termini psichiatrici dello sport e dei grandi agonisti, sia per questi aspetti, diciamo, che la troppa attenzione, la troppa nevrosi possono distogliere lo sguardo poi da altri aspetti, o anche arrivare a delle scorciatoie, cioè pensare che lo sport possa modificare il corso delle cose del mondo. Noi dobbiamo sempre tenere presente che poi nello sport vive comunque lo spirito del carnevale, cioè, quindi la festa, lo sport illumina i momenti di festa, ma non viviamo eternamente di festa, anzi la festa è festa proprio perché ha momenti di rarità, le grandi vittorie sono momenti rari, poi esiste tutto un corso normale degli eventi, delle cose, che è differente. Su questo tema della nevrosi, della malattia, il libro si chiude, il capitolo finale si chiama Il potere della sconfitta, non a caso, ed è una grande meditazione di quel, appunto, una grande opera mondo, Infinite Jest, di David Foster Wallace, che nel descrivere e analizzare i meccanismi dell'agonismo americano, quelli sportivi, ma non solo, lo fa in una maniera, in una chiave negativa, in una chiave di decostruzione, mettendo in luce il male che corrode la civiltà americana, che è quella che rappresenta, se vuoi, questo tema dell'agonismo sfrenato a tutti i livelli, in tutti i campi della vita sociale, e lo fa davvero in forme ironiche, geniali, ma corrosive. Quindi dobbiamo, è importante, diciamo, tenere anche questo lato in ombra dello sport per evitare poi di costruire la retorica, perché poi c'è tanta retorica sullo sport attorno al fatto che lo sport sia bene, sempre bene. Ci sono tanti aspetti di male, ma anche gli stessi grandi atleti hanno dei momenti d'ombra, o anche lo stesso rapporto, e questo, anche questo è trattato nel libro, il rapporto negativo che c'è poi tra le grandi masse e le grandi folle, gli atleti. Io parlo a un certo punto di Pantani nel momento più alto della sua carriera agonistica, quando vinse Giro e Tour nella festa a Cesenatico con 100.000 persone, e l'allora presidente del Consiglio Prodi, che lasciò a Roma per andare ad abbracciare Pantani. Se voi guardate su YouTube il video di quella serata, trovate già un Pantani angosciato, e lo dichiarò anche: io sono angosciato, mi state stritolando, non ho più la mia vita, cioè voi mi possedete ma io non posseggo voi, non posseggo più me stesso. E poi sappiamo come diciamo si è, diciamo, da lì 6 anni dopo è morto Pantani in forme tragiche. C'è anche un tema legato al doping, al ciclismo di quegli anni, quindi ci sono tanti aspetti in ombra, ed è importante analizzare, cioè facendo un'analisi dell'agonismo sportivo è importante tenere presenti anche questi aspetti, se no si fa una retorica spesso anche fasosa. Grazie. Prego. Innanzitutto complimenti, avete trovato un titolo molto potente, e questo è quello che mi ha questo è quello che mi ha attratto a venire oggi qui, anche se c'era la nostra amata Anna Trieste, e devo dire, io farò un uso improprio del suo libro e me ne scuso, però le deve fare anche tanto onore, perché io lavoro in una multinazionale americana, sono direttore per l'Italia e Israele, e noi stimoliamo i nostri colleghi sul campo a prendere spunto dallo sport e quindi dal potere della vittoria, anche questa adrenalina che pervade, no, le menti, i corpi attraverso la vittoria, per stimolarli alla competizione con le aziende, appunto, competitor e all'interno della stessa azienda. Quindi le voglio dire che stamattina mi sono arricchita di tantissimi spunti, li userò e casomai le scriverò per darle anche dei feedback, perché immagino che è
questo è quello che mi interessa tantissimo. Tutto quello che c'è dietro la nascita, no, di questo tifo che vediamo oggi in maniera molto evoluta, quindi a partire dagli agoni e così via, in qualche modo risponde probabilmente a delle pulsioni naturali dell'essere umano. Io ho preso degli appunti mentre lei parlava, e tipo le gare incruente ed anche tutta quella pratica, quella, diciamo, quella preparazione militaresca che diceva Anna, che noi pure facciamo nel mondo del lavoro, in qualche modo hanno come stimolo non tanto più il dio denaro, sicuramente la ricchezza, ma quella risposta ad una pulsione interna che l'uomo si porta dai tempi antichi. Quindi le chiedo conferma innanzitutto, quindi posso usare, ho capito bene che tutto questo. No, intanto la ringrazio per le parole. Brevissimamente, un altro tema che era fondamentale nell'antichità, che poi è, oggi ce lo ritroviamo, il fatto che gli atleti sono anche delle figure etiche, i grandi atleti sono figure disciplinate in crate, era il termine greco stoico che poi ho utilizzato San Paolo, sono figure disciplinate. Sono figure, diciamo, che attraverso il percorso di allenamenti, sacrifici, manifestano, diciamo, anche questo aspetto importante del lavoro su se stessi. Quindi credo che questo sicuramente è un tema interessante. Chiaro che poi la passione principale nello sport è appunto trovare dei momenti che ci facciano dimenticare il corso quotidiano delle cose, ci trasportino su un'altra dimensione. Però sicuramente questo è un aspetto importante. Intanto ringrazio perché, diciamo, temi che qualche anno fa, quando pensavamo al libro, appunto pensavamo a chi interesserà, diciamo, un lavoro di questi tipi, cioè lo sport è bello da seguire, ma nessuno vorrà andare lì. Quindi sentire, diciamo, queste parole comunque ci conforta. Grazie a tutti. Ringrazio tutti voi, il nostro tempo esaurito, ringrazio ancora Anna per la sua preziosa. Il suo prezioso coinvolgimento, aver accettato questo invito a discutere un libro che siamo contenti possa anche lei trovare di qualche utilità pratica, oltre che di interesse per la sua curiosità intellettuale e la sua voracia, e ringrazio chiaramente Maurizio. Vorrei soltanto chiudere con un'immagine, insomma, mi ero ripromesso in realtà di esordire con questo, ma secondo me noi siamo stati testimoni negli ultimi giorni della radicalità, dell'importanza di quanto Morris ha provato a spiegare, attorno a cui in realtà ha solo avviato un'interrogazione. Io ci tengo anche a dire questo, penso che Morris sia d'accordo, questo è l'inizio di un lavoro, non è la conclusione soltanto, avvia e ci offre, ci dà l'occasione, ci costringe a incominciare a pensare allo sport in maniera diversa, non chiude il discorso ma lo apre. E vorrei dire, e aggiungo una cosa, reagendo anche a quello che diceva lei, in questo senso ciò che Morris anche dimostra è che questa espressione della nostra civiltà è un'espressione niente affatto naturale, non c'è niente di naturale nello sport, abbiamo inventato un prodotto culturale straordinario per esorcizzare la violenza, quell'elemento incruente che consente allo sport di convogliare quella dimensione, e in realtà quanto di più culturale possa esserci per reagire a una natura che altrimenti sarebbe cruenta. Ed è un prodotto di una civiltà, non di tutte le civiltà, di una civiltà che è quella filosofica greca. Noi nasciamo come Europa quando nascono filosofia e agonismo insieme, e la prima filosofia è agonistica, e non è filosofia senza agonismo, e non è agonismo senza quest'altra cosa. Questo è per me decisivo da sottolineare, e a questo proposito voglio soltanto chiudere con questo. Roger Federer, probabilmente il più grande sportivo, la più alta espressione che noi, alla quale noi abbiamo avuto la fortuna di assistere in uno sport che è il tennis ed è considerato da molti come un esempio a proposito di modello etico per tutti gli sport, chiude la sua carriera stringendo la mano e piangendo a fianco al suo più grande avversario. Lo stesso avversario che noi abbiamo voluto citare nella quarta di copertina di questo libro, affiancandolo ad una frase di Nietzsche che appunto descrive lo spirito agonistico come ciò che consente a un altro di sopravanzare, come ciò che dà modo e la possibilità all'altro di potersi fare identico a me, superarmi e dunque io identico a lui e dunque superarlo. In questo fatto che Rafa Nadal riconosce a Federer e Federer a Nadal, in questo scambio la sconfitta perde in
in qualche modo la sua cruenza totalmente, si è grati anche alla sconfitta, perché mi consente di assistere e di ammirare nell'altro ciò che io voglio essere, ciò che io voglio diventare, e l'altro diventa dunque il mio specchio, il mio modello. E a questo punto, oltre che l'odio, l'odio diventa in qualche modo, l'abbiamo visto in quel pianto, in quelle mani congiunte, gratitudine, filia, amicizia. E penso sia questa la diciamo così, davvero il mistero più grande e il merito più grande di questa cosa che si chiama agonismo, che grazie a Morris abbiamo incominciato a interrogare. Grazie a tutti.